Bentornati a Bengodi, prosegue il nostro viaggio. Oggi, lo ribadiamo ulteriormente, la festa degli innamorati. E con questa festa abbiamo cercato di legare un po' tutta la nostra trasmissione anche attraverso il cibo che abbiamo visto in collegamento. Dolci, pane, tutto e di più. Però abbiamo messo anche in evidenza un aspetto delle foreste casentine. Guarda, cioè, Irene, Giacomo, guardate lì. Guardate che cuore, Madonna. Che bella torta. Questi sono i frutti del bosco, no? Perché ci sono lamponi, le more, quindi già vedi, ci richiama il territorio. Abbiamo scoperto del Parco delle Foreste Casentinesi, ne abbiamo parlato tante volte, ma l'abbiamo voluto presentare in una veste diversa, ossia le guide ambientali e artisti, no? Qui accanto a me ho Irene, Giacomo, e hanno proprio presentato un evento che si terrà domenica prossima, cioè sabato prossimo, quindi 18 di febbraio, legato a San Valentino. Ora, questo cappello qui è un cappello proprio di una strega. No, è il cappello di una fata, bosco. Io me lo immaginavo azzurro, invece questo è marrone. No, questa è la maschera, anche questa ha una delle foglie di castagno a lato, mm-hmm. Anche questa l'ho fatta io appunto per la fata del bosco che raccontava questi racconti. Perché loro, allora, praticamente stelle. Voi organizzate eventi, no? Legati ai bambini, agli adulti, e poi cosa fate? Diciamo, la cosa incomincia in un altro modo, visto che siamo sempre anche noi nel bosco, quindi visitiamo dei luoghi, percepiamo le suggestioni del luogo e da lì nascono le nostre idee. Questa maschera non era già nella mia mente prima di farla, sono andata nel castagneto di Camaldoli, un po' come il nostro fotografo, anche noi prendiamo le suggestioni dei luoghi. È l'amore. Sì, l'amore per quello che si fa, assolutamente. Quella chi è? Tu? Quella sono io che racconto a Romena, vicino a Prato Vecchio, che racconto le leggende dei fantasmi di quel luogo. Focolari quando si assolutamente. Poi lì raccontavo in realtà anche la storia della battaglia di Campaldino, che è questa battaglia, un evento insomma che ha segnato la storia del Casentino. E diciamo che la ricerca sul territorio è assolutamente fondamentale per il lavoro che facciamo, ma innanzitutto la sensibilità che ci mettiamo nel percepire quello che c'è intorno. È un viaggio sensoriale, ma li fate anche mangiare volendo? Sì, anche il 18 ci sarà un piccolo momento conviviale intorno al fuoco. Al termine dell'escursione ci sarà proprio un angolo dove ci sarà un caminetto acceso, una tisana, dei biscotti, chissà, magari a forma di cuore se ci riusciamo. Vedete? Quindi come si chiama il tuo fidanzato? Non dico il nome del mio fidanzato, dico che sono una donna innamorata. Ma noi siamo tutti innamorati, l'amore non è soltanto verso una persona, l'amore è per la vita, è per tutto. Allora Giacomo, dimmi, sabato 18 di febbraio, a partire dalle 15, chi volesse iscriversi, le coppie? Sì, noi abbiamo tutto il nostro programma escursionistico, lo abbiamo sia nel sito del parco che sulla nostra pagina Facebook. Potrebbe fare questo viaggio sensoriale nel bosco con le coppie, vi dedica un regalo originalissimo, non c'è nulla da fare. Ma guardate il nostro Alex Revelli, questo è il parco, le varie cose, le immagini. Ecco, ora Natale Tecide, dal sacro andiamo al profano. Da immergersi. Questo è Riccardo, che è il figlio. Ciao Riccardo, continua a lavorare Riccardo, che ti fermi? Che stavi facendo Riccardo? Stavo mescolando la crema chantilly. E mi hai detto prima se lo volevo mangiare da dove? Dal mezzo. Dal mio, io che ti ho detto? Ci arrestano. No, ci arrestano tutte e due, però dopo non lo rimetto dentro per l'HCCP, vieni qua, io lo posso assaggiare qui. Pierozzi, ora io so che sei un grande panificatore, conosci le farine, ma scusami, le creme e le panne come si innestano in questo progetto del Pierozzi, scusa, a livello di gusto? È l'evoluzione della pasticceria e quindi i prodotti da forno che i panificatori fanno diventano, ci si mette un po' di crema e quindi la pasta sfoglia diventa una torta a mille foglie, il pan di Spagna da gattò passa a torta di San Valentino e il cioccolato non ce lo vogliamo mettere, un po' di sacher, come dire, non fa mai male. Scusami, poi, l'idea stasera di sporcarsi col cioccolato. Lo sapevo. Allora lui l'ha buttata, scusa, ascolta, l'ha buttata sul fatto afrodisiaco e sessuale. Io lo dico, bambini, che
chiudete le orecchine, tappate le orecchie bambini. Lui, cioccolato, sono tutte cose ambigue, a doppio significato. Ha detto, ma ti immagini con questa panna o con la crema chantilly insieme e i due finanziari? Uno solo, fa godere prima. È partito, no. E dopo. No. Allora torniamo qua. Ascolta, raccontami un po', tu che sei la persona seria dei fratelli Pierozzi, Leonardo. Che stavi facendo adesso, Leonardo? Una mille foglie con la crema chantilly e i frutti di bosco. Finita con la panna, semplice, una torta da... Volete rispondere al telefono, non vi preoccupate. E sono anche quelli... Che cosa stai facendo? Stiamo per ridare la linea a Susanna poi. Che c'è? Sì, ho capito, ma non si può andare avanti così. Ci sei? Non si può. Susanna, si può. Guarda, il Pierozzi sono segnali ambigui, non fra due maschi, sta tranquilla. In questa libertà ognuno ha le sue scelte, ma... Tanta roba. Allora... Non ti si può guardare. Mi ha fatto assaggiare... Ma fatto assaggiare? Era un mille foglie fatto dalla panificazione. È ovvio. Il mille foglie, posso spezzare la lancia a favore del mille foglie. E il mille foglie, come in questo caso, non sta facendo versi, come in questo caso, è pauroso quando è appena fatto e mangiato. Fammi sentire il croc. Quindi mille foglie abbattuti. Fammi sentire il croc. Ora se fa un casino col microfono, poi ce lo fanno ripagare, L'hai sentito? Sì, si è sentito. Vai, basta, per favore. Che poesia. Mille foglie moscio a San Valentino specie, va bene. Allora l'ha detto Pierozzi. Il mille foglie moscio. Susanna, ti ridiamo la linea perché questa trasmissione sta perdendo le sue direttive professionali. E poi ci... Guarda, allora, guarda, da dei gioielli, dai dei gioielli, noi andiamo altri gioielli. Oreficeria artistica di Confartigianato ci ha mandato quest'uomo qua, bello, che con le... fa vedere le tue mani, con queste mani ha forgiato tutti questi, questo ben di Dio di questi gioielli. Ci si prova, mi piaceva più quello del Pierozzi. Me lo immaginavo. Quello è un cibo per il corpo, il tuo è un cibo più per l'anima, dai, nel senso... Muove altre emozioni, no? Ma tu immagini una donna che arriva, io tanto che non ricevo un gioiello, se mi sente qualcuno. No, lui non sente, no. Se mi sente qualcuno, ma un gioiello è per sempre, no? Sì, finché uno non lo perde, sì. Ma perché lo deve perdere? Casomai non lo deve restituire dopo se finisce l'amore, tra virgolette, no? No, un gioiello è per sempre, sì. È un gioiello per sempre. Allora, questi gioielli, l'abbiamo detto, tutti fatti a mano. E qui c'è anche delle fedi, no? L'anello che io dico definisco più semplice, ma che per in assoluto è quello più significativo. Sì, il gioiello nasce, magari ecco, come può essere oggi un pensiero per San Valentino a simboleggiare l'amore. E da lì si evolve. Cioè la fede classica va ancora, Andrea? Va la fede classica, ma essendo artigiani ci sbizzarriamo col cliente a creare qualcosa di un po' particolare. No, perché io la fede ce l'ho, con scritto dentro semplice, non ce l'ho, ma voglio dire, indosso, ma ai miei tempi andava quello, adesso... Va ancora, però oggi c'è la ricerca di qualcosa di un pochino più particolare, un pochino più personale. Ecco, quindi è quello, l'artigianato può far sì che si può personalizzare tutto, perché poi uno arriva con una pietra, questo come si chiama questa quello pietra? È un opale di fuoco. Un opale di fuoco, bene che lo lasci qua perché sennò lo nascondo con le dita. E la peculiarità sua, l'abbiamo detto prima, è questa esplosione a fuoco ad artificio. Sì, no? Siamo, penso, tra i pochissimi in Italia a fare un lavoro. Ma quanto del ti genere. Piace fare il tuo lavoro? Tanto. Tanto. Sì. Si arriva agli occhi quasi lucidi, perché effettivamente l'amore, dico, non è solo verso un'altra persona, l'amore, se uno è fortunato, riesce a declinarlo anche per il lavoro che fa e a trasmetterlo agli altri e poi anche vedere felice una persona che le indossa. Ma sì, tutto sommato dico sempre che noi rendiamo felici tantissime persone. Anche per uomini, ci sono donne che ti commissionano gioielli, sì, vanno sempre, che ne so, i famosi gemelli, stanno tornando di moda. Facciamo anche qualche gemello, non sono tantissimi, più utilizzati magari per il giorno del matrimonio. Qual è il gioiello più particolare che hai fatto? Qui si va su cose strane, però. No, dimmelo, dai, in due secondi. Allora, una coppia di fedi fatte a forma di cartucciera. Sono cacciatori lui e lei e abbiamo fatto le fedi a forma di cartucciera. E che vogliamo dire? Al momento ne stiamo facendo una coppia fatte a forma di catena di moto. Vedete? Quando uno va da un artigiano può realizzare qualcosa di impensabile, però
di unico? Si fa. Andrea, si chiama il tuo negozio? Goku Gioielli. Punto, che fa parte del circuito di Confartigianato, perché lui è un artigiano puro. Da un altro artigiano, sempre artigiano, perché sì, ti possiamo chiamare artigiano, Andrea? Sì, sì, ci possiamo anche giornalista, fotografo, eh? Artigiano dell'immagine, in un certo senso. Guarda che la fotografia, riuscire a carpire un qualcosa e potergli dare anche un'emozione attraverso le parole, come fai tu, non è da tutti, eh? Quali sono gli strumenti che usi in particolar modo, oltre la macchina fotografica? Perché qui tu hai anche un computer. La mappa della provincia di Arezzo. È il computer. La mappa della provincia di Arezzo, perché la ricognizione del territorio è stata la fase preliminare per scegliere i luoghi da fotografare. Ma ci avrai un progetto per il futuro? Oltre che abbiamo presentato questi calendari che sono calendari d'autore. C'è in cantiere un altro progetto di valorizzazione della provincia di Arezzo, che in questo momento non ti rivelo perché siamo al lavoro, insomma. Comunque questa tu ti muovi con questa? Io mi muovo con dispositivi un pochino più moderni. No, perché Google Map, voglio dire, un pochino cioè, più oggi moderni, però diciamo che per analogia una mappa è, diciamo, il punto di partenza. Lo scatto fotografico, il computer, perché ogni immagine richiede una certa elaborazione da un punto di vista grafico. Questa è soltanto la prima fase, perché dopo la scelta dell'immagine e l'elaborazione è stato necessario passare poi dal montaggio grafico, dall'ottimizzazione di ciascuna delle immagini per andare poi alla stampa tipografica. La cosa interessante, che magari spesso si ignora in questi casi, è che quello che si vede a monitor raramente è quello che è in stampa, quindi è indispensabile avere un collegamento diretto e incessante, continuo, con l'editore e la tipografia, per fare in modo che questo scarto tra quello che è nella macchina fotografica e quello che esce poi sulla carta non esista. Ma Andrea, quando è dietro a una macchina fotografica, cosa succede? La concentrazione è su quello che sta intorno, è un'astrazione, un'astrazione totale da quello che è circostante, è un'astrazione totale. Comunque sono 12 scatti, sono 3 calendari d'autore, quindi sono anche da collezione. Il 2017 si trova nelle librerie. Com'è il Bardo? Il Bardo. Io sono Andrea Bardelli, ma non è soltanto per assonanza, ma è per il fatto che il bardo è una figura ripresa dalla tradizione nordeuropea, che è una figura molto complessa, che è stata in qualche modo ridimensionata come cantore, diciamo così, e questo è un viaggio attraverso un viaggio narrato attraverso un percorso a tappe. Quindi il bardo era una figura che era calzante per questa collezione. Allora, questi sono calendari che uno li compra, poi li guarda nei giorni, però guarda la fotografia, legge quello che c'è dietro la pagina, che narra anche quel territorio. Chiamarlo calendario dal mio punto di vista è riduttivo. È stata la forma. Quindi che gli abbiamo dato. No, la definizione è giusta, però mi piace sottolineare che è un'interpretazione lirica del territorio. Certo, perché si può declinare un calendario sotto tante vesti, no? E tu ci sei riuscito con questa raccolta di fotografie che racchiudono appunto il nostro territorio. Andiamo per l'ultimo collegamento all'esterno, così soffriamo ancora di più, dal nostro Marco Pierozzi. Alex Revelli Sorini, cosa starà mangiando in questo momento? Io spero che anche Claudio mangi qualcosa, che è dietro la telecamera. Uomo di grande saggezza sta inquadrando il pane, perché noi vi facciamo vedere, partiamo dai simboli e non siate doppio sensisti, attenzione come lui, perché siete gente se no malfamata. Allora, la cultura, il pane, questa è una frusta, durante soprattutto questo periodo che è quello che rilancia la primavera, l'inizio della rinascita, del ciclo agricolo, si faceva un pane così e un pane così. Con il buco, perché uno era il simbolo femminile e uno maschile. Lui subito da doppio giochista voleva infilare il panino dentro al buco. Ha cercato un'ora una frutta che entrasse. No, non c'è, perché noi non siamo doppio giochisti. Non c'entra. Io invece sono romantico, avevo preso i nostri cuori che ci ha fatto la nostra Martina di Armaid, che si diverte con noi come una matta, perché io sono romantico, e lui invece subito a guardare l'aspetto. Però
c'è un altro simbolo che qua dal Pierozzi, a parte che dietro con i salumi che godiamo mi viene da ridere, no? Perché siamo in questo mondo, pasticceria, caffetteria è un godimento. Salumi di che sono? Scusa, giusto perché ci... Ma questi, questi sono del Bruschi, la macelleria di Lucignano. Una macelleria, tanta roba, tanta roba. Allora, qui invece, Susanna, perché i simboli, noi siamo gente colta, noi si studia e con il Pierozzi ci abbiamo pensato una vita. Guarda qua che simbolo, Leonardo che ti tiene, è un maritozzo con dentro una fede. Dillo Pierozzi che significato ha. Vai. In questo periodo dell'anno gli allora avventizi fidanzati chiedevano in sposa per sposarsi in primavera alla fidanzata e quindi gli regalavano un panino che era già un'evoluzione del pane con della panna montata perché era dolce, non voglio fare allusioni a chissà cosa, e perché riusciva a tenere l'anello di fidanzamento. E il maritozzo sembrerebbe che uno dei nomi derivi proprio anche da questo concetto del maritare, perché noi facciamo cultura, lo capite o sì, no? Di che ragioniamo? Allora, siamo alla fine, signorina, vieni qua. Susanna? Come state voi? Noi, guarda, io sono davanti, San Valentino, io sono davanti, posso parlare, sono davanti qui a questo tavolo che è stato appunto imbandito dall'Art Made e qui c'è un po' della roba che avete lì, adesso l'unica cosa, abbiamo due, come si chiamano, non le castagnole, le brighelle, e l'unica cosa che posso fare è mangiare quelli, ragazzi, c'è altro da fare. È ovvio. Allora Pierozzi, noi siamo alla fine del collegamento, ricordi il tuo nome, signorina? Valentina. Valentina Leonardo, che è il fratello minore e più serio di lui. Lui è quello più serio, è il colmo, il più minore. E poi Marco. Marco, abbiamo visto questo mondo della lievitazione, della panificazione al centro di un viaggio alla fine sensoriale. Abbiamo detto, alla base ci deve essere il gusto, le scelte nascono sempre dal piacere di qualcosa che sia buono alla fine. È ovvio, il cibo è l'unica cosa in cui ingeriamo nel nostro corpo. Quindi deve essere di livello, perché il pane può piacere o non può piacere, perché il pane è una storia personale, il pane non è un gusto oggettivo, ma fa parte della nostra storia, dei nostri profumi da piccoli. Quindi il pane, come tutti gli alimenti, sono fotografie della nostra giovinezza, però della nostra giovinezza, sentite come vabbè, basta, comunque basta. Però ci deve far godere oltre che nutrire, ma la prima cosa è ci deve fare piacere riuscire a mangiare qualche bella brighella in questo modo, vedi, che te prendi, ciao, la crema, l'apri, ciao. E non c'è chance. Ciao, ciao amorosa. Ciao, allora, vi voglio Susanna, bene. Noi abbiamo finito. A Claudio Caloni il picco glicemico è salito, gli sta esplodendo, non so come fa. Io godo e vi diamo la linea. Buon San Valentino a tutti. Ciao, ricorda alla molto amore, gli mandiamo un bacino, sì. Certo. Bacino, wow. Bacino. Anche al suo amore, anche noi. Bacino, tanto, bravo. Io alla Susanna i bacini non glieli mando perché non se li merita, capito? Oh. Guarda, grazie a tutti, grazie anche a voi dello studio, voltare. Grazie. Chiaro? Ciao. E io voglio chiudere in bellezza perché giustamente è anche periodo di carnevale, qui non scherziamo perché da 21 anni a Castiglion Fibocchi si tiene questo evento dei figli di Bocco, è vero? Esatto. E dimmi un po', rinnoviamo l'appuntamento? Noi rinnoviamo il nostro appuntamento a domenica 19 febbraio, alle 12.30 ci sarà il Cantastorie che nel borgo di Castiglion Fibocchi vi allieterà e vi farà scoprire dei vicoli e delle curiosità veramente molto simpatiche e quindi vi aspettiamo anche alle 12.30. La manifestazione ufficialmente comincia alle ore 14. Alle ore 14. E lei giustamente, la Simonetta Tizia, è colei che cura le pubbliche relazioni. Ma se non ci fosse questa donna qua, che da 21 anni segue la sartoria, tutto quel ben di Dio che si vede a Castiglion Fibocchi, nei borghi, come avete visto dalle immagini che la regia ci ha mandato, non sarebbe possibile. Guardala. Questi sono i luoghi, perché quando un luogo si veste di prezioso, come delle maschere di carnevale in questo caso, diventa veramente un godere un paese, no Pia? Sì, veramente. Tu il tuo marito come si chiama, Pia? Giuseppe. Dai, facciamogli un saluto oggi. Sì. Anche ciao Beppino. Ecco, vedi? Quanti anni è che siete sposati?
Lo dico con soddisfazione, 55. Mamma mia, 55 anni d'amore. Sì, stasera mi raccomando festeggia Pia. Certo, e anche stamani, sempre. Sempre. Tu invece Simonetta? Il mio amore si chiama Cupido. E a buon intenditor poche parole. Allora, le maschere che vedete qui nel nostro studio, adesso allargando, sono solo due delle 100... Ma delle 150 che escono fuori, ma tutte quelle che sono in totale sono un numero enorme. Ecco, sì. Comunque appuntamento a domenica prossima per l'uscita appunto dei Figli di Bocco, il carnevale a Castiglion Fibocchi. Terminiamo qui la trasmissione, io ringrazio tutti i miei ospiti che ci hanno fatto fare questo viaggio attraverso la nostra terra e non altro potevamo fare che con Ben Godi. Io ringrazio Massimo, ringrazio Roberto che sono i nostri cameraman, poi in regia Roberto di nuovo, Luigi e anche Natale Tescia alla regia, e grazie a tutti voi per averci seguito, buon San Valentino, buone e buon carnevale, perché anche carnevale con i Figli di Bocco, grazie.